Cari Argonauti, ciao e bentornati sul canale. Oggi nuova rubrica sugli acquisti misti per tutti i gusti. Per cui non perdiamoci in chiacchiere e vi faccio vedere quello che ho recuperato in questi ultimi giorni. Andiamo subito a cominciare con il reparto fumetti. Ho preso in edicola il nuovo Diabolic Swiss, la taglia. Questo è quello di giugno 2021. Va avanti il mio recupero, il mio acquisto della serie Swiss di Diabolic, in maniera che si vada a ricollegare poi con il mio numero del primo numero della R, per poi andare a completare definitivamente la cronologica di Diabolic. Poi abbiamo preso Dragonero il Ribelle, il numero 20, Quando cantano le onde. Copertina bellissima, numero ambientato sicuramente tra i mari e quindi sicuramente tra trame che avranno a che fare con pirati, molto probabilmente. Poi andiamo avanti. Tex Willer, finalmente il numero 31 con l'ultima moneta che mi mancava. E Dolcis in fundo, vado a completare finalmente il cofanetto con le medaglie. Andiamo avanti con il commissario Ricciardi per mano mia, il nuovo numero. L'altra volta il video vi ho fatto vedere che avevo preso il magazine e adesso ho recuperato il nuovo numero di Ricciardi che si va ad unire con gli altri che già ho. Proseguiamo con Nathan Never, Missione Giove, il numero 2 della nuova miniserie relativa al nostro eroe spaziale di fan della fantascienza. Eccolo qui. Poi proseguiamo con questo numero che mi ha sedotto in edicola, e ovvero il numero 361, sempre di Nathan Never, con allegato il volume 30 anni di Nathan Never, il volume con, ahimè, purtroppo le migliori copertine. Mi soffermo un attimo su questo albo. È uscito in allegato con il numero 361, come vi ho detto, al prezzo comunque di 4,40 euro, quindi in omaggio, per carità. Un albo anche ben fatto, perché è un albo Bonelli con la solita foliazione, con il solito numero di pagine a colori, vi faccio vedere, dove sono riportate tutte le copertine. Ovvero non tutte le copertine, le migliori copertine scelte dai fan sul sito Bonelli. Io devo storcere un po' il muso su questa iniziativa, perché avrei preferito spendere qualcosa in più, riconoscerlo alla casa editrice. Se me lo facevano pagare io l'avrei pagato, ma avrei preferito un albo casomai con il doppio delle pagine, ma che contenesse, e soprattutto in ordine cronologico, tutte le copertine dei primi 30 anni, dal primo numero fino al numero attuale, oppure fino al numero scorso, avrei messo il 360, ma avrei messo tutte le copertine. Perché cosa contiene questo? Come vi ho detto, contiene le migliori copertine scelte, votate dai lettori, ma non sono riportate neanche in ordine cronologico, ma sono riportate in ordine di gradimento, per cui si va dalla meno votata, che è questa,
eccola qui, al podio, ovvero alle prime tre votate, ovvero 3, 2 e la più votata è questa del numero 120 del maggio 2001, la numero 1. Io sinceramente per un anno così importante, per i 30 anni, avrei preferito, ripeto, un albo che avrei pagato qualcosa in più anche, ma che contenesse tutte le copertine, soprattutto in ordine cronologico. Speriamo che la Bonelli possa tamponare questa mancanza. E poi in appendice ci sono le copertine scelte dalla redazione, quindi c'è un'altra sezione in cui ci sono le copertine scelte appunto dalla redazione Bonelli. Eccole qui, c'è anche l'ex Weaver. Insomma, contento di averlo comprato, ma un po' deluso, avrei preferito una cosa un po' più completa. Andiamo avanti con il numero 5, quindi siamo quasi in chiusura di Batman Fortnite 2.0. Finalmente siamo quasi in chiusura, manca solo il numero 6, tant'è che sul nuovo anteprima è già stato annunciato il cartonato, il volume unico che conterrà tutta quanta la run relativa a questa saga. E poi in fumetteria ho preso una cosa che io reputo capolavoro, ma sicuramente sarà oggetto del prossimo video, quindi farò un video recensione incentrato solo su questo volume. Infatti non mi voglio dilungare più di tanto, ve lo presento soltanto: L'Inferno di Dante, illustrato da Paolo Barbieri. Solo la copertina può parlare, guardate che spettacolo. Un volume cartonato oversize, ben fatto, a soli 24 euro. Ve lo faccio vedere e seguitemi sul prossimo video perché sarà il video di recensione di questo volume. Inoltre ho recuperato questa serie di volumi, di cui già ho fatto un video recensione che trovate sul mio canale, ovvero la collezione La Rinascita Marvel gli anni 2000. Eccola qui, primo volume, secondo volume, mentre ve li mostro vi faccio un sunto, ma potete trovare il video che approfondisce la collana. Ecco, questa è una serie che si trova soltanto nei punti vendita Carrefour, supermercati, Iper Carrefour, al prezzo di ogni singolo volume di 3,99€. Vi consiglio di recuperarla perché veramente è una serie comunque globale che approfondisce tutti i vari personaggi del Marvel Universe, e alla fine se ve la portate a casa spendete in totale, guardate che copertina stupenda questa, nel volume di Fenice, spendete in totale 40€, e con 40€ voi sapete benissimo che oggi come oggi non ci acquistate neanche un omnibus. Guardate, eccolo qui, 10 volumi incentrati sui personaggi del Marvel Universe, eccola qui. Infine, ma non con meno importanza, andiamo ad approfondire il comparto filmico, quindi film in DVD e Blu-ray. Quando sono andato appunto al Carrefour a prelevare quegli albi, diciamo, nella sezione outlet che mettono a Carrefour, con dei cesti dove c'è tutto, insomma, roba per la casa, roba per il mare, accessori, eccetera, c'era un cesto con con della roba, in mezzo c'erano 2-3 DVD, e ho recuperato questo film di Tom Cruise, nuovo, ad 1€. Certo, è in DVD, però 1€, nuovo, l'ho portato a casa, anche perché Tom Cruise è uno dei miei attori preferiti, e questo è il film in cui lui interpreta un pilota che in quel periodo fa da corriere per i trafficanti, per i narcotrafficanti del Sud America. Poi si mischia in mezzo a storie con la CIA. Non l'ho mai visto, conosco, ho visto il trailer spesse volte, è tra le mie liste di film da vedere, l'ho trovato lì ad 1€ e l'ho portato a casa, eccolo qui. Lo apriamo insieme, già che ci siamo. Eccolo qui, nuovo, vi faccio vedere il disco, 1€. Poi vi faccio vedere l'unico acquisto che ho fatto al Prime Day, perché non avevo già acquistato cose su Amazon nel mese o comunque su altre piattaforme, per cui non volevo spendere altro, però c'era questo titolo in Blu-ray edizione numerata, 782 di 1000 copie totali, di E.T. l'extraterrestre, Blu-ray, cofanetto, guardate che bello, così,
Perché l'ho preso? Perché io in collezione, chi ha visto il video della mia video collezione, scusate il gioco di parole, sa che io ce l'ho in edizione speciale DVD e T-Rex terrestre. Ma questo finalmente è l'edizione con l'audio originale, con il doppiaggio originale del 1982, perché purtroppo non è facile da trovare, e siccome io sono molto legato, perché l'ho sempre visto con quel doppiaggio, ma comunque io sono legato comunque ai vecchi doppiaggi, quindi Lo Squalo, Indiana Jones, tutti quei Robin Hood, Principe dei Ladri, tutti, C'era una volta in America, tutti quei film che hanno provato a ridoppiare qualche anno fa con le edizioni, lo sto prendendo intanto, con le edizioni speciali, li ho, non mi sono mai piaciuti. Io preferisco vederli con il doppiaggio, anche se in mono, ma con il doppiaggio originale. Io i doppiaggi nuovi non li riesco a sopportare. Quindi è uno slip case, si sfila, eccolo qui il contenuto. Vi faccio vedere, guardate che bello, c'è E.T. nella quarta, diciamo. Internamente c'è Elliot con E.T., guardate che bello. Poi andiamo ad aprire, vediamo i dischi. Guardate che bello, veramente un'edizione. E quanto l'ho pagata? L'ho pagata soltanto 7,90€. Contiene anche, mi sembra, delle cartoline. Allora, qui c'è il booklet. Ah, e il magnete da collezione. Ovviamente non lo metterò sul frigorifero, lo lascerò nell'edizione. E poi qui c'è il booklet con immagini dal film e la sinossi del film. Eccola qui, vi faccio vedere. Se non mi cade dalle mani, ecco qua, qualche immagine, così. E questo contiene scene eliminate, Steven Spielberg e E.T., i diari di E.T., l'evoluzione della creazione di E.T., uno sguardo al passato, la musica di E.T. e molto altro ancora. All'interno il booklet fotografico di 16 pagine, come vi ho fatto vedere, ricco di citazioni e immagini di scena, più il magnete da collezione con locandina originale del film. Ma l'importante è che c'è l'italiano con doppiaggio originale del 1982, che comunque è in DTS Surround 5.1, quindi non è da buttar via. Evviva, devo dire evviva. E per finire mi porto in cascina anche questa Hot Wheels, che finalmente ho trovato, che cercavo da un paio d'anni, ovvero la Audi 84 Sport, eccola qua. Avrei preferito trovare quella, la versione bianca, però l'ho trovata rossa e l'ho presa. Questa è molto particolare già, mi piace molto. Guardate il frontale, posteriore. E questa finirà tra la mia collezione di Hot Wheels, che prima o poi vi mostrerò. Ok, detto questo, io vi saluto, vi auguro una buona domenica e ci vediamo al prossimo video, che sarà senz'altro come vi ho detto prima, quindi tenetevi bloccati sul canale, mi raccomando, attenti a quando uscirà il video, recensione dell'inferno dell'inferno illustrato da Paolo Barbieri delle Bonelli edizioni versione cartonata. Di nuovo vi saluto, grazie per avermi seguito, mi raccomando commentate, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e ci vediamo al prossimo video. Ciao!